è stato inaugurato il nuovo ponte Mezzana Perfetti Ricasoli che congiunge Campi Bisenzio con Sesto Fiorentino passando sopra l'autostrada 1. L'importante infrastruttura che alleggerirà il traffico su tutta la piana fiorentina è un altro passo verso il completamento dell'asse viario Prato-Firenze. Al taglio del nastro presente il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, l'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli, il sindaco della città metropolitana Dario Nardella e i sindaci di Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, La Strassigna, Calenzano e Signa. Il valore dell'intervento ammonta ad oltre 7 milioni di euro. Ci sarà poi il lotto sesto e il lotto settimo, poi ci sarà anche da discutere del raddoppio di questa arteria importantissima. E poi dall'altra parte, come sapete, abbiamo già individuato 14 milioni per il ponte alla Strassigna sull'Arno ed è in corso la progettazione preliminare. Ne occorrono 35 per il ponte, ma insomma anche su questo la Regione sta intervenendo con le risorse che ha in modo massiccio. Ma è un altro tassello che si aggiunge per il miglioramento infrastrutturale e quindi della mobilità in un'area strategica per la Toscana, dove insistono molte aziende, dove insistono dei poli commerciali di grandissimo richiamo e quindi questo ulteriore lotto va a dare una risposta importante anche per il ponte che è stato realizzato come sovrappasso all'autostrada. Il lotto che è stato aperto al traffico è stato programmato dalla Regione e realizzato dalla città metropolitana di Firenze. Voglio anche ringraziare le maestranze, le aziende, tutti coloro che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo che è un modello, vorrei dire anche una dimostrazione di come la collaborazione tra la Regione, la città metropolitana nei comuni interessati è una collaborazione necessaria. L'opera infrastrutturale congiunge via Lenda a Campi Bisenzio con via Parri a Sesto Fiorentino, passando sopra l'autostrada 1 tramite un cavalcavia lungo circa 160 metri, progettato e realizzato dalla società Autostrade.